Oggi, 11 dicembre, festeggiamo San Damaso I, Papa e confessore, morto nel 384. L'appellativo più comune di San Damaso è quello di Papa delle Catacombe. Più volte, anche noi, abbiamo citato le sue iscrizioni per i primi martiri cristiani, e questo perché Papa Damaso, 37° della tradizione apostolica, potrebbe dirsi il primo cultore, della cristianità. Dopo l'editto di Costantino del 313, che concedeva ai cristiani la libertà di culto, era naturale che si sentisse il desiderio di costruire chiese all'aria libera, abbandonando gli antichi e nascosti luoghi di culto, che, vuotati delle reliquie, presto sarebbero caduti in rovina. Papa Damaso, eletto papa, non senza contrasti nel 366, riportò la tradizione verso le catacombe, facendosi esploratore ed archeologo. Naturalmente dovette seguire lavori di consolidamento e di riadattamento, alterando in più luoghi l'antica disposizione delle tombe, ma impedendo gli effetti irreparabili del completo abbandono. Si potrebbe dire che egli avesse un'inclinazione romantica per le antiche memorie, escavando, rintracciando e identificando le tombe dei martiri, le contrassegnava con scritte poetiche, essendo uomo colto e scrittore di una certa eleganza. I suoi avversari, chi è che non ne abbia, sussurravano addirittura che i suoi versi accarezzavano le orecchie delle matrone, e questo perché la sua elezione fu ben vista dal patriziato romano, anche da quello tuttora pagano. Non gli mancò perciò l'aiuto delle nobili signore nella sua opera di romantico archeologo cristiano. Se si pensa che ai suoi tempi era vescovo di Milano il grande Sant'Ambrogio e San Girolamo poneva il suo formidabile ingegno al servizio della Chiesa, sembra che il Papa Damaso se ne stesse quasi nascosto dentro le catacombe, a comporre le sue elaborate e poetiche scritte per i martiri. Ma non era così, perché come la sua passione d'archeologo era nutrita da una profonda pietà, la sua azione apostolica era guidata da un alto senso di responsabilità e il suo pontificato consolidò sempre di più la posizione e l'autorità della Chiesa romana. Sotto di lui venne quasi a spegnersi l'eresia ariana. L'imperatore Teodosio, se non trovò in lui un fiero maestro di morale come Sant'Ambrogio, trovò un papa che affermò sempre, con serena fermezza, l'autorità della sedia apostolica. Questa espressione, che poi divenne tradizionale, fu coniata proprio sotto di lui, che sedé sulla cattedra di San Pietro con esemplare dignità e con saggezza lungimirante. Fu lui, Papa Damaso, che ordinò a San Girolamo la traduzione latina e la revisione della Bibbia. A Roma egli ottenne la separazione dello Stato dal paganesimo. La sua opera fu paziente e nascosta, proprio come quella dell'archeologo, ma non mediocre né debole. Seppe legare alla sedia apostolica tutte le chiese e ottenne dal potere civile il massimo rispetto. L'impero romano si era ormai diviso in due, e a Roma, centro della nuova vita religiosa, spesso si opponeva Costantinopoli, dove l'imperatore d'Oriente credeva di poter trasformare il suo trono in una cattedra di teologia. Papa Damaso, con discrezione ma con fermezza, fece capire che la sedia apostolica era soltanto una. Per quella sedia,
I martiri di cui egli onorava le memorie avevano affrontato la morte gloriosa, affermando dinanzi ai rappresentanti dell'impero la sovranità dello spirituale sul temporale. Egli quindi si sentiva interprete di quei martiri, a cominciare da San Pietro per finire al più oscuro, di cui spesso egli non trovava che un nome, segnato dalla croce e dalla palma. Nella cosiddetta cripta dei papi, da lui esplorata nelle catacombe di San Callisto, alla fine di una grande iscrizione egli scrisse: «Qui io, Damaso, desidererei far seppellire i miei resti, ma temo di turbare le più ceneri dei santi». Umiltà e discrezione d'un papa veramente santo, che infatti si preparò la sepoltura lontano di lì, in un luogo solitario, lungo la via Ardeatina. Oggi festeggiamo anche San Daniele Stilita, eremita del V secolo, e tutti i santi del Paradiso, pregate per noi. Amen.